Salve a tutti ragazzi e bentornati su Gema Gamer. Come potete vedere siamo qui su Destiny. Finalmente mi è stato chiesto da parecchi di voi e quindi ho deciso di portarlo. Io l'avevo già preordinato, però volevo giocarci, diciamo, offline, off camera per conto mio, però mi è stato chiesto e ovviamente lo porto. Ho dovuto rifare questa intro perché lo notate già dal potere che qui ho 215 e lì ne avevo un po' di meno perché il file si è corrotto su Sony Vegas. Detto questo, adesso vi mostro l'arma con cui ho fatto il video ed eccolo qui, il cuore gelido. Il cuore gelido cos'è? È un fucile laser. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. E vediamo che la tecnologia Omolon si avvale di carburante liquido come refrigerante per mantenere i sistemi bellici a temperature sotto zero, quindi per non far scaldare l'arma. Come perk abbiamo ovviamente che spara il fusto laser. Poi abbiamo canna estesa, quindi aumenta la gittata ma riduce la maneggevolezza. Abbiamo batteria migliorata che aumenta il caricatore. Poi abbiamo inverno interminabile che se voi avete il mirino fisso sul bersaglio i danni aumentano esponenzialmente. E poi calcio fatto a mano che aumenta la stabilità. Detto questo ragazzi, devo dire che l'arma è molto buona, peccato solo vedete per l'impatto che fa un po' cacare, però è veramente veramente bella e divertente da utilizzare, poi lo vedrete ovviamente nel video. Allora, adesso vi lascio la partita. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di quest'arma e se l'avete sbloccata. Per chi non lo sapesse, solo se avete preordinato potete averla dopo aver completato la storia ed essere arrivati a livello 20. Andate dall'armaiolo sul viaggiatore o Banshee 44 e lui automaticamente vi dropperà quest'arma esotica. Detto questo, nuovamente ragazzi, ci si becca in partita e mi raccomando, fatemi sapere se volete altri video su Destiny 2. Bella. Eccoci qui ragazzi, siamo su Dirupa Abbandonato Controllo. È la prima volta che mi esce in lobby questa modalità, perché sto giocando veramente poco in crogiolo, dato che mi sono concentrato più sulla storia, come avete visto ovviamente, dal mio eroe. Oddio, ho fatto una fine pazzesca. Andiamo. Comunque siamo qui con il nostro Cold Dart, ovvero cuore gelido, che è un'arma che sto adorando veramente tanto. L'unica cosa è che se non si ha tracking è praticamente impossibile da usare. Perché più avete l'arma sul nemico, più danni fa. Quindi molto utile. Però bisogna avere il tracking che io non ho. Vieni qua. Doppia easy. Doppia easy, doppia easy. No, ok, a posto. Ragazzi, sta andando bene questo inizio? Ovviamente scusatemi se non conosco i termini o altre cose di Destiny o se ancora per il momento non mi concentro sulla storia. Però portarvi la storia sarebbe stata una cosa inutile perché se la dovete fare voi, spariamo con l'arma da supporto. Se la dovete fare già voi è inutile che ve la spoilero lì sul canale perché non va bene, a me non piace spoilerare. Al massimo, se mi trovo con qualche amico che già ci stiamo mettendo d'accordo, ci facciamo qualche raid, qualcosa, ve lo mostro una volta finito, qualcosa del genere, vediamo un po'. Però per il momento mi concentro un po' a fare video con qualche arma che io reputo buona, giusto per farvela vedere. Poi il cuore gelido volevo farvela vedere apposta per il preordine che ho fatto del gioco e me l'hanno data subito appena sono arrivato al 20 e sono andato dall'armaiolo che ho finito la storia, me l'hanno subito data. Intanto c'è la battaglia. Guardate, guardate il tracking, guardate, è impressionante. E anche in serie, non so di quando. Ah, guardate quello lì, guardate. Andiamola a prendere. È scappato. Vigliacco. Vigliacco. Io ancora devo un po' imparare a muovermi con la mappa perché la mappa segna i nemici a distanza, un po' strano comunque. Infatti mi vedete un po' disorientato nonostante abbia giocato la beta, ma è un po' particolare anche perché questa è la prima volta che gioco su questa mappa. Quindi tutto per me adesso è nuovo in questo titolo. Comunque i nostri avversari stanno leggermente dormendo. Perché abbiamo quasi tre zone alla volta e loro non reagiscono. Mamma mia.
zona di vantaggio è vostra. Mi stanno sparando, mi stanno sparando. Ora facevo una morte da stupido. Volevo cambiare arma. Soddisfatta è alle porte. L'arma cinetica. Comunque tra un po' finisce anche la partita. Abbiamo anche la super. Che la super è un gran bel problema, perché io non so utilizzare né questa né il pistolero. Perché il pistolero ho zero mira. E questa qui ti ammazzano appena l'attivi, perché ti vengono incontro in 10. Zona C conquistata. Dominio totale. Ah, proviamo a attivarla. Vediamo se riusciamo almeno a farne una. Vediamo. Non me l'ha data a me la kill, però. L'avevo colpito. Comunque hanno quittato. Ecco perché. Qualcuno ha quittato dalla lobby. E sta succedendo questo, ovvero triplo dominio totale e nessun nemico sulla mappa. Mi spiace perché la prima partita di Destiny deve essere anche così noiosa. Io odio le cose noiose. Muori. No, raga. Che morte ho fatto? Ero in serie di qualcosa, ero in serie quasi di 10. E sono morto. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video su Destiny, se avete qualche consiglio, qualche arma da consigliare, qualsiasi cosa. Che io provvedo subito a... spero di trovarlo ovviamente e portarvelo sul canale. Adesso muoio di nuovo perché quando comincio a morire Gemma Gamer... Ok, muore sempre. Ed è giusto che sia così. Comunque è un'arma abbastanza stabile. Molto divertente anche da utilizzare. No, il titano, no, il titano. Oh, bombic. Il titano in ulti l'ho distrutto. Col nostro cuore gelido. Dov'è? Dov'è? Vedete, adesso non so dove è il nemico. Adesso muoio. Però una kill me la voglio fare. Fottiti. Fottiti. Stavo per utilizzare la schivata del cacciatore. No, 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 no. No, 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 no. Cos'è questa stregoneria? Siamo morti male, raga. Comunque abbiamo vinto. Ok. Mi ha dato l'armillare PSU e il pegno del crogiolo. Partita, tutto sommato, carina, un po' noiosa perché hanno quittato la fine e poi qualcuno è rientrato. Comunque abbiamo fatto 18 kill, 3 di vantaggio, 7 dominio, 4 conquiste con un ratio di 3.6. Quindi non siamo morti nemmeno tante volte, 2-3 volte siamo morti. Quindi ragazzi, va bene così. Detto questo, il video con il Cold Earth, ovvero cuore gelido, si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'avete sbloccato, dato che l'avete preordinato, se non l'avete preordinato, che impressioni vi dà quest'arma. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro Gemma Gamer. Ciao!